Buonasera amici sportivi di Tele Ischia, ben ritrovati anche questo venerdì con a bordo campo XL, un'altra intensa e ricca serata di sport, quest'oggi dedicato al calcio a 5, come vi abbiamo preannunciato, un ricco parterre, ma prima, come sempre, la nostra introduzione ovviamente dedicata al calcio, il calcio che vivrà un weekend importante sia nei campionati di eccellenza e promozione, che anche nella prima categoria, dove ci sarà l'importante derby domenica mattina tra Mondo Sport Casamicciola e l'Accameno. In questa primissima parte andrò a lanciare tutti i servizi e le interviste dai campi in modo da avere una situazione più chiara, in modo da fare l'anteprima del weekend che seguirà a partire da domani. Come detto, sfide importanti anche perché soprattutto a Barano e Nuova Ischia non stanno vivendo un grosso momento, è invece in gran forma il Procida, in attesa di conferme invece il Real Forio. Bene, partiamo dall'eccellenza. Guardiamo la classifica e poi la schermata del prossimo turno. Ecco anche i risultati della 18ª giornata: il Procida che ha battuto 3-2 il Volla, il Barano che ha perso in casa del Casalnuovo 1-0, il Real Forio che è ritornato a vincere dopo 2 mesi battendo al Calise 2-0 la Neapolis. Guardiamo poi la classifica. Portici al primo posto a 46 punti, Portici che tra l'altro in settimana si è aggiudicata la Coppa Italia, come vedremo tra poco, poi 44 punti per la Fragolese, scusate, 43 per il Savoia, 37 per il San Giorgio, ad appena una lunghezza c'è il Procida a 36, il Casalnuovo a 33 punti, Barano a 24, Real Forio che si porta a meno 1 dagli Aquilotti con 23 punti, a più 2, o meglio a meno 2 la Sessana a 21, poi Mondragone a 20, 19 l'Albanova, Marignanese a 18, Pimonte a 17, Volla a 15, Neapolis a 8, ultima in classifica Casa Giove a 4 punti. Guardiamo il prossimo turno importante per tutte le isolane, a cominciare dal Barano che affronterà la Fragolese domani pomeriggio alle ore 15, cambia l'orario federale e arriverà al Don Luigi di Orio la Fragolese, sicuramente come abbiamo visto dalla classifica una squadra importante, seconda in classifica. Poi Neapolis Casalnuovo e invece il Procida se la vedrà con l'ostico Real Albanova e infine ci sarà per chiudere la giornata Mondragone Volla. Real Forio che invece sarà in trasferta domenica mattina, chiuderà il quadro delle isolane in un orario abbastanza proibitivo alle ore 10:30, poi San Giorgio Savoia alle 11, alle 15 Marignanese Sessana e Casa Giove Portici. Allora andiamo ad ascoltare il servizio di presentazione dell'eccellenza in modo da fare un quadro della situazione. Servizio. Dopo l'intensa domenica sportiva della scorsa settimana, che ha particolarmente sorriso a Forio e Procida, nel prossimo weekend si ritornerà in campo per la quarta giornata del campionato di eccellenza. La massima serie regionale ha fatto parlare di sé per la finale di Coppa Italia, vinta dal Portici, già capolista del girone delle Isolane, ai danni delle Bolitana in una partita vincente decisa da un calcio di rigore negli ultimi minuti. Una finale in cui c'era anche qualcosa di ischitano, grazie a Simone Conte, che ha fatto parte della terna arbitrale come secondo assistente. Da domani però si ricomincia a parlare di campionato. A partire dalla prossima giornata cambierà innanzitutto l'orario federale che sarà fissato alle ore 15. Il Barano, dopo due trasferte consecutive, ritornerà al Don Luigi di Orio per affrontare una sfida a dir poco proibitiva. Sull'isola sbarcherà la Fragolese, seconda in classifica, che non può permettersi ulteriori passi falsi dopo la sconfitta subita in quel di Procida. Gli Aquilotti, tuttavia,
Tuttavia sono reduci già da 3 sconfitte consecutive contro Procida, Mondragone e Casalnuovo. Certamente la squadra di Billone Monti sta affrontando il momento più difficile della stagione e non sarà facile uscirne contro una grande squadra come quella allenata da Mister Suppa. A Billone Monti potrebbe bastare anche un pareggio. Per domani non saranno quasi sicuramente disponibili gli infortunati Conte, Trani e Migliaccio, mentre sono in forte dubbio anche Ferrari e Chicco Arcamone. In contemporanea al Barano anche il Procida sarà impegnato tra le mura amiche. Allo stadio Spinetti scenderà in campo la Real Albanova, compagine in crescendo dopo gli importanti innesti del mercato di riparazione. Non sarà una partita semplice per i ragazzi di Bruno Mandragora, che stanno vivendo un grande momento di forma. Per domani non ci dovrebbero essere assenze importanti, al netto di Fabrizio Muro, che continua a lavorare duro per tornare al più presto sui campi. Sponda Real Albanova ci sarà anche il grande ex Fragiello, il quale ha indossato la casacca biancorossa per un anno e mezzo. Chiuderà il quadro delle isolane il Real Forio. Domenica mattina i biancoverdi saranno in trasferta a Pimonte alle ore 10:30 per un altro importantissimo scontro diretto per la salvezza. Pesa l'ennesima espulsione, questa volta inventata dall'arbitro, che costringe il mister a dover rinunciare ad un giocatore importante come Toni Costaiola. Dopo il danno la beffa per l'ex Volla, sono arrivate incredibilmente 2 giornate di squalifica dal giudice sportivo. Rientrerà invece dalla squalifica Castagna, Mora e Didato, garantendo così ad Impagliazzo maggiore esperienza. Resta ancora fuori per infortunio Cristian Iacono e la formazione iniziale non dovrebbe regalare grosse sorprese dal punto di vista tattico rispetto a quanto visto nelle ultime uscite. Per quel che riguarda il Piemonte, il Forio troverà una squadra completamente diversa da quella vista al Calise nel girone d'andata. All'epoca finì 4-0 per gli isolani. Nel mercato invernale, infatti, la squadra napoletana ha completamente rivoluzionato la rosa, allestendo una squadra in grado di dare filo da torcere a Sessana e Savoia, riuscendo poi a battere le dirette concorrenti come Volla e Real Albanova. Già portare un punto a casa potrebbe essere importante per il Real Forio. Una vittoria poi potrebbe cominciare a mettere in discesa il cammino dei biancoverdi verso la salvezza. Allora, in studio, a proposito dell'eccellenza e del momento sicuramente non facile del Barano, abbiamo sentito Billone Monti proprio al termine dell'allenamento di rifinitura di questo pomeriggio. Con lui abbiamo parlato del momento che sta attraversando il Barano, ma soprattutto della difficile partita di domani con la Fragolese. Ascoltiamo Billone Monti. D'accordo, si può parlare del momento peggiore del tuo Barano? No, già ci è successo prima della partita col Forio un momento del genere. Che il momento peggiore dipende, se per quanto riguarda i punti, che sono 3 partite che non facciamo punti, è un brutto momento. Però le ultime 2 partite potevamo tranquillamente prendere un punto, l'avremmo meritato, guadagnato. Certamente abbiamo fatto qualche ingenuità che non ci ha permesso di portare questo punto a casa, però le prestazioni non è che sono state brutte. Hai parlato spesso di troppi gol subiti in queste partite, hai notato un miglioramento da questo punto di vista o continui a non essere soddisfatto? No, forse su questo siamo migliorati, perché non abbiamo concesso tanto all'avversario. Se poi uno va a vedere o a sentire delle interviste di avversari, loro considerano anche un contropiede, lo considerano un'azione da gol. Per me l'azione da gol è se davanti alla porta tu sbagli o il portiere para, e se praticamente in determinate situazioni di un passaggio che attraversa la linea della porta l'avversario non lo prende e non fa gol. Ma se io vado in contropiede, faccio un cross e non c'è nessuno, non è che sia un'occasione. Mister, arriva la Fragolese, sicuramente una delle grandi squadre di questo campionato, forse in un momento, nel momento peggiore. Fragolese c'ha 43 punti, che ha una squadra che in tutte le partite ha segnato minimo 1-2 gol, quindi sicuramente hanno delle grosse qualità, infatti sono stati costruiti per vincere. Però ripeto, noi sì, giochiamo con la Fragolese, giocheremo con altre squadre in questo inizio di girone di ritorno, ma dobbiamo cercare in tutti i modi di far punti, oppure dobbiamo cercare di fare una prestazione valida sotto tutti gli aspetti
per comunque non avere rammarichi e rimpianti, nel senso che ci siamo giocati la gara in un certo modo e poi anche il, diciamo, fare un errore, prendere un gol, fa parte delle capacità del gioco del calcio. Loro va a finire, che sono stati più bravi di noi a non fare errori e noi siamo stati meno bravi nel farlo, per dire. Però spero che i ragazzi si giochino la partita diciamo con attenzione, con grinta, con agonismo, con una mentalità positiva. Mi piacerebbe, ripeto, vedere il Barani che ho visto il primo tempo col Procida. Detto, sarai impegnato domenica mattina alle 10:30 in quel di Piemonte, ha lasciato sicuramente senza parole la squalifica di due giornate inflitta dal giudice sportivo a Toni Costaiola, davvero senza motivi. Non sarà facile, come abbiamo ascoltato dal servizio di presentazione, per il Forio riuscire a fare risultato a Piemonte, dovessero riuscirci i ragazzi di mister Impagliazzo, sicuramente otterrebbero un passo, farebbero un passo importante verso la salvezza diretta, anche se il cammino è ancora molto lungo. Passiamo alla promozione. Eccola la schermata dei risultati: 18ª giornata, quarto grado Stasia 0-1, Don Guanella Fro Napoli United 0-1, Massa Lubrense San Gennarese 0-0, 2-2 tra Monte di Procida e Ottaviano. Il San Giuseppe ha battuto il Bacoli 1-0, 2-1 tra Submarionale Trieste e Santa Maria La Carità, 1-0 battuta la Nuova Ischia, mentre il Rione Terra ha vinto 3-1 in casa della San Giovannese. La classifica vede la Nuova Ischia ancora al secondo posto, ma a meno 2 dal Bacoli, quindi non cambia il divario tra le due squadre, entrambe sconfitte, mentre il Monte di Procida aggancia il giallo-blu a 38 punti, 35 per il San Giuseppe, 33 la Fro Napoli United, 27 Stasia, quarto grado e Virtus Ottaviano e poi tutte le altre squadre. Guardiamo il programma del prossimo turno. Stasia Monte di Procida domani alle ore 15, Virtus Ottaviano Massa Lubrense, Afro Napoli United quarto grado, Rione Terra su Marionale Trieste. Domenica alle 11 il Bacoli ospiterà la Rinascita San Giovannese, mentre la Nuova Ischia ritornerà a giocare al Mazzella alle 15 quando arriverà il San Giuseppe, poi San Gennarese Putiolana e su Marionale Trieste Santa Maria La Carità. Allora andiamo ad ascoltare il servizio di presentazione, dove abbiamo un po' di informazioni sulla Nuova Ischia. Sentiamo. È crisi in casa Nuova Ischia dopo un girone d'andata da record in cui la squadra gialloblu ha ottenuto ben 12 vittorie e 3 pareggi. Ora gli isolani si ritrovano a fare i conti con ben 2 sconfitte consecutive dopo il pareggio casalingo contro il Rione Terra alla prima giornata di ritorno. Tra le 2 sconfitte consecutive brucia sicuramente tanto quella contro il Bacoli, che ora ha più 2 sulla Nuova Ischia. Una Nuova Ischia che con la Putiolana ha sprecato la grossa chance che le si è presentata dopo la sconfitta del Bacoli con il San Giuseppe, ritrovandosi addirittura a pari punti con il Monte di Procida, che ora crede più che mai alla vittoria del campionato. Per quanto accaduto nella gara con la Putiolana, la Nuova Ischia ha presentato preannuncio di reclamo, contestando l'espulsione per doppia ammonizione di Alfonso Camorani, che non risultava essere ammonito. L'omologazione della gara è stata quindi sospesa e sarà possibile conoscere gli sviluppi della vicenda la prossima settimana. Intanto il campionato non è affatto finito, mancano ancora 13 partite, giustamente definite dal DS Gianni Di Meglio 13 finali. Eppure a preoccupare non tanto il meno 2 dalla capolista Bacoli o il Monte di Procida a pari punti, quanto dei dati inconfutabili che vanno oltre le troppe, seppur giuste, proteste contro la classe arbitrale. Al di là dei complotti, che sono poi tutti da dimostrare, di sicuro c'è da ragionare sull'attacco dei gialloblu ancora a secco nelle prime 3 giornate del girone di ritorno. Un attacco che ha visto l'arrivo del capocannoniere del girone A di eccellenza, Gianluca Saurino, il quale si è andato ad affiancare al capocannoniere del girone B di promozione, Domenico Arcobelli. Per non parlare poi di un centrocampo che può permettersi anche di lasciare in tribuna un calciatore importante come Capuano, e di una difesa che tutto sommato il suo lo sta facendo, visto che i gol subiti nelle ultime 3 partite sono appena 2. È chiaro quindi che il
problema della nuova Ischia vada al centrocampo in su e sarà quindi compito del tecnico Isidoro Di Meglio riuscire a risolvere una problematica tanto grave quanto oggettiva. Se non si segna diventa difficile vincere il campionato, ma è altrettanto difficile non riuscire a segnare con un attacco del genere. Tuttavia, nell'arco di una stagione è fisiologico un calo, ma le grandi squadre sono quelle che sono in grado di rialzarsi velocemente dai momenti difficili. La nuova Ischia potrà farlo a cominciare da domenica prossima. Davanti ai gialloblu non si presenterà però una squadra di poco conto, anzi al Mazzella ore 15 scenderà in campo il San Giuseppe che, come detto, la scorsa settimana ha battuto in casa il Bacoli Sibilla, oltre ad essere la squadra quarta in classifica ad appena 3 punti dagli isolani. Domenica Isidoro Di Meglio dovrà fare a meno di Camorani e Matarese, entrambi squalificati per una giornata. Al di là del risultato, conterà la prestazione della nuova Ischia davanti ad un pubblico che si aspetta di vedere una squadra completamente diversa da quella vista nelle ultime 3 partite. E a proposito del momento difficile della nuova Ischia, anche in questo caso, come successo con il Barano, abbiamo intervistato il tecnico Isidoro Di Meglio. Entrambe le squadre non stanno vivendo un gran momento, ma c'è voglia di riscatto. Non sarà facile contro un forte San Giuseppe, ma mister Di Meglio teme di più l'approccio alla gara dei suoi giocatori. Sentiamo il mister. Stagione, sei d'accordo? Sì. Non stiamo passando un momento particolarmente brillante, i risultati ci stanno dando torto, quindi abbiamo necessità di invertire il trend già a partire da domenica. Che cosa è mancato in queste partite? Probabilmente soprattutto la casella dei gol fatti lascia un po' a desiderare. Ma è mancato un po' tutto, è troppo facile dire quando le cose non vanno bene che la colpa è di questo reparto o di quell'altro. Purtroppo c'è stata imprecisione da parte di tutti, ci è mancata proprio la cattiveria, il giusto approcciare le gare, la volontà di vincere le partite a tutti i costi. Come hai trovato la squadra a questo punto, in questa settimana, come arrivate a questo appuntamento con il San Giuseppe? Abbiamo dovuto mettere a posto diverse situazioni, da quelle mentali a quelle tattiche. E ci dobbiamo arrivare bene perché non possiamo più sbagliare. Questo campionato, invece di farlo vincere agli altri, lo stiamo perdendo noi. Mister, a proposito della partita con il San Giuseppe, è un avversario che ha dato filo da torcere anche al Bacoli Sibilla. Noi abbiamo dimostrato che contro qualsiasi squadra siamo stati in grado di saper interpretare nel giusto modo le partite, così come abbiamo fatto nel girone d'andata e siamo andati a vincere a San Giuseppe. Quindi lo ripeto dall'inizio dell'anno, io non ho paura tanto delle altre squadre, ho paura dell'atteggiamento che possano avere i miei. La società ha deciso di fare ricorso a proposito della partita con la Puteolana. Certo, il campionato va avanti nel frattempo, però comunque la dirigenza sta cercando di difendere, ecco, la nuova Ischia. Quello che dice la classifica in questo momento dice che siamo 2 punti indietro, quindi di quello che saranno poi i ricorsi sono cose che non appartengono a me, non fanno parte di quelli che sono i miei compiti, per cui adesso siamo a 2 punti dietro e dobbiamo cercare di recuperarli. Mister, squalificato Camorani, oltre a Matarese, dobbiamo aspettarci altre assenze? No, fortunatamente no, mancheranno soltanto i 2 squalificati. Recuperiamo Saurino, lui sia Ciro che Silvitelli. Eccoci allora in studio, abbiamo parlato di eccellenza e promozione, ma come detto in apertura sarà un weekend importante il prossimo perché ci sarà il derby in prima categoria tra Mondo Sport Casamicciola e l'Acqua Meno, una partita che non si gioca dalla lontana stagione 88-89, all'epoca era la seconda divisione, tutt'altro campionato, ben 2500 tifosi accorsi
Allo stadio sicuramente domani, o meglio, scusate, domenica mattina non ci saranno 2500 tifosi al Monti di Meglio, ma sicuramente ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per una sfida molto attesa. Siamo andati ad intervistare entrambi gli allenatori, sia Pietro Buonomano per il Casamicciola che Thomas Di Nolfo per il Lacco Ameno, alla vigilia di questa gara così importante e sentita. Allora andiamo ad ascoltare entrambi gli allenatori. Sicuramente il tuo Casamicciola sta avendo tanti alti e bassi. Che cosa è successo in questa prima parte del campionato? Beh, non siamo continui, questo è un dato di fatto. Alterniamo delle buone prestazioni ad altre scialbe, diciamo così. In settimana ci siamo visti, perché soprattutto lunedì, perché domenica abbiamo fatto una bruttissima prestazione sotto tutti i punti di vista. I ragazzi lo sanno. Dobbiamo voltare subito pagina. Quella di domenica sarà una gara importante ma non determinante, perché comunque ci sono 15 partite con quella di domenica, e quindi significa che ci sono 45 punti in palio. Il Casamicciola ha tutte le possibilità di poter fare tutti i 45 punti, perché adesso noi abbiamo le prime della classe, dovranno venire in casa nostra, a eccezione comunque della Torrese, che l'affronteremo fuori casa. Può essere un crocevia per darci la forza per fare i punti che ci servono e arrivare in alto, dove meritiamo di stare per la rosa che abbiamo a disposizione. Mister, forse non un grandissimo momento, come dicevi tu, delle prestazioni non eccezionali, però nel derby si annulla tutto. Che partita vi aspetta? Beh, il derby è difficile da pronosticare. Tutto quello che si è detto nelle settimane antecedenti a questa sfida sono solo chiacchiere di bar. Quello che si è scritto sui giornali sono chiacchiere di bar. Noi abbiamo massimo rispetto dell'Accameno, come credo che l'Accameno abbia massimo rispetto di noi. Siamo tutti amici, ci conosciamo, e soprattutto forse questo può essere una cosa positiva, affrontare il Lacco Ameno all'ultima giornata, perché noi ci dobbiamo ricordare che c'è anche un ritorno. Quindi noi dobbiamo affrontare la partita come giusto che sia, per cercarla di vincere come farà il Lacco Ameno, ma certamente poi dopo, quando finirà la gara, io spero che sia soltanto una gara di calcio e ci stringeremo la mano, perché alla fine qua ci conosciamo tutti. Mister, come ci è arrivata a questa partita? Immagino anche per te tanti infortuni, stessa cosa per il Lacco Ameno. Dove secondo te potete far male alla squadra di Dinolfo? Cosa invece dovete, a cosa dovete stare attenti voi? Beh, come ci arriviamo? Il Lacco Ameno sicuramente ha qualche infortunio, come ce l'abbiamo noi. Dispiace per Capitan Jovine del Lacco Ameno, e io gli auguro una pronta guarigione, perché è uno che comunque si impegna al massimo per la sua maglia, per la sua squadra, il suo paese. Quindi dispiace non vederlo in campo domenica, questo lo dico, ma la stessa cosa per Marco Buono e per Oranio, che sono squalificati, e lo stesso Monti. Quindi anche noi abbiamo dei problemini nel centrocampo che cercheremo di colmare nella rifinitura di stasera, per vedere come metterci in campo per presentare la miglior formazione possibile. Mister, sarà uno scontro anche con Dinolfo, però tra amici. Oh, Dinolfo è un bravissimo ragazzo, un ottimo mister, la sua squadra gioca benissimo, ho avuto modo di vederla e sta tirando il meglio che può fare da questi ragazzi. Finirà tutto con un caffè, una stretta di mano, come è giusto che sia. I derby sono partite sentite da parte di tutti, però ho detto, è semplicemente una partita come le altre, perché ce ne sono altre 14 da giocare. Ultimissima domanda: a Casamicciola la piazza e il derby lo sente abbastanza, ti aspetti una bella cornice di pubblico? Sicuramente ci sarà una bella cornice di pubblico. Con mister Thomas Di Nolfo, mister, questo derby tanto atteso è arrivato per il Lacco Ameno, state affrontando un bel campionato, come arrivate a questa importante partita? No, arriviamo in una fase, diciamo, dal punto di vista fisico abbastanza buona, anche per quanto riguarda la classifica. Diciamo, inizialmente avremmo messo la firma tutti quanti se a questo punto della stagione ci saremmo trovati in questo punto della classifica. Sicuramente è una partita un po' particolare, sentita da parte principalmente dei ragazzi, forse un po' anche dalla società. Quando mi riguarda è una partita come tutte le altre, da tre punti. E cerchiamo soltanto di continuare il nostro cammino, poi non pensiamo a nient'altro, sperando che sia solo una partita di sport. In effetti il derby è una partita sempre speciale, come dicevi tu, molto sentita, però l'impressione è che in tanti sono interessati a questo campionato, in questa partita. No, vabbè, sicuramente l'interesse c'è a livello isolano, i ragazzi ci tengono molto a fare bella figura.
Ci dispiace che ci sono molti assenti per quanto ci riguarda, 3-4 giocatori per infortunio di un certo valore, ultimo Luigi Noione la settimana scorsa, poi abbiamo Trani e Riccio che non hanno recuperato, Liccardi e Iacono Lorenzo che non ci saranno per problemi lavorativi e partiranno, quindi diciamo siamo un po' contati, però senza stress ce l'andiamo a giocare là, giocando tutte le nostre carte a disposizione. Dove puoi colpire il Casamicciola, dove invece pensi che devi stare attento? Ecco, da questo punto di vista hai anche un po' studiato la squadra di mister Bonomà? Vabbè, fondamentalmente ci conosciamo un po' tutti, essendo dell'isola, i ragazzi si conoscono e penso che sarà una partita molto, molto giocata sui nervi, essendo un derby, molto, molto accesa agonisticamente. E io penso che ognuno la debba giocare nel modo più tranquillo e sereno possibile, poi qualunque sia il risultato finale non sarà un problema. Ti aspetti un grande pubblico per questa partita? Ma sicuramente ci sarà un bel po' di gente, visto probabilmente non ci saranno concomitanze di squadre isolane, quindi sicuramente, tempo permettendo, ci sarà un bel po' di affluenza alla Casamicciola. Ultima domanda flash, hai già sentito Bonomano qualche scommessa in corsa? No. Ci conosciamo, siamo amici, e problemi non ce ne sono, ci andremo a prendere un caffè sicuramente dopo il derby. C'è grande attesa per il derby, domani però si comincia con l'importante partita del Barano con la Fragolese, che ovviamente seguiremo, poi domenica mattina l'importante sfida, come detto, tra Motorsport Casamicciola e l'Accameno, dopodiché domenica alle ore 15 ci sarà Nuova Ischia San Giuseppe e trasmetteremo la gara in diretta. Con il calcio terminiamo qui, adesso andiamo in pubblicità, ma vi invito a restare con noi perché al rientro daremo vita alla serata dedicata al calcio a 5, tanti gli ospiti in studio, ma soprattutto ci sarà anche l'intervento telefonico del sindaco Dino Ambrosino, che ci dirà la sua dal punto di vista dell'amministrazione a proposito della questione palazzetto a Procida, di cui ci siamo occupati, ricorderete, la scorsa settimana con un ampio speciale. Poi tanto spazio dedicato al calcio a 5 con i campionati di C2, Serie D e CSI. Restate con noi, ora andiamo in pubblicità. Ci vediamo tra poco. Trattati da Re. Ora puoi. Il Jolly Re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te di ben 2000 metri quadrati a prezzi eccezionali. Jolly Re Ferdinando Spa. Trattati da Re. Sull'isola di Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolor Doppler, TAC multistrato, denta scan, MOC, ozonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio, telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute. Medmar, chi è residente ha i suoi privilegi. Viaggia con le nostre navi per Pozzuoli e Napoli a tariffe esclusive. Con Medmar, andata e ritorno 40 euro con l'auto e 20 euro con la moto. Tariffa non valida per biglietti di tratta singola. Prenota anche online su www.medmarnavi.it o telefona allo 081 333 44 11. Se sei residente, scegli i privilegi di Medmar.
Scopri l'isola di Ischia come non l'hai mai vista. Scopri Ischia, un paradiso visto dal cielo. Il libro fotografico di Gianni Mattera. Anche se soffri di vertigini, questa è la volta buona per vedere l'isola a volo d'uccello. Paesaggi, mare e bellezze architettoniche. Un paradiso che si apre a voi, pagina dopo pagina. Nella biblioteca di chi ama l'isola verde non può mancare Ischia, un paradiso visto dal cielo. Regala e regalati le emozioni dell'isola di Ischia, vista dal cielo. Se cerchi le soluzioni per realizzare i tuoi sogni, scegli un asso. Scegli Associazione Contro Soffittature. Rendi i tuoi ambienti più accoglienti, più belli, più vivibili. Le tue idee diventano realtà con archi e volte in erbo metal a cura di Edil Barbato Raucci. E con Poliedrico Ischia il tuo spazio prende forma. Il polistirolo è l'ideale per l'edilizia, cappotti termici e cornicioni, allestimento negozi e reparti termali. Ogni prodotto è realizzato ad Ischia su misura per te. Al fianco di architetti, geometri, decoratori, imprese edili, Poliedrico Ischia. E per restauri ricostruttivi e conservativi, scegli Mattera Stucchi. Soluzioni in cartongesso ad alta prestazione, acustica, idrorepellente ed antincendio. Operai qualificati realizzeranno i tuoi sogni. Associazione Contro Soffittature. Edil Barbato Raucci, Poliedrico Ischia e Mattera Stucchi. Il tuo asso nella manica. Per la tua pubblicità scegli Tele Ischia Canale 89 e porti la tua azienda direttamente in casa dei tuoi potenziali clienti. Allarga i confini della tua azienda. Tele Ischia Canale 89. Il nostro obiettivo: far crescere la tua azienda. Il tuo risultato è il nostro risultato. Rieccoci allora dopo la pubblicità, possiamo iniziare con il calcio a 5. Tra poco ci sarà, come detto, l'intervento telefonico del sindaco di Procida, Dino Ambrosino, a proposito della problematica di cui ci siamo occupati la scorsa settimana riguardo del palazzetto che Procida non ha e quindi della storia dei ragazzi di basket che sono costretti a dover giocare le partite in casa a Piscinola, una problematica che in realtà riguarda anche il calcio a 5 che per il momento è costretto ad allenarsi in una struttura privata, tra l'altro esterna, e quindi non può giocare le partite indoor e quindi al chiuso. Però con il sindaco ci sentiremo tra poco perché non siamo riusciti a metterci in contatto per il momento, lo faremo comunque nel corso della serata. Ora iniziamo a parlare di calcio a 5 e ovviamente vi devo presentare gli ospiti di questa sera che sono tanti, abbiamo uno studio pieno stasera e sono davvero molto molto contento. Parto dalla mia destra in ordine quasi di categoria, diciamo così. Saluto Leonardo Florio, direttore generale della Futsal Ischia. Buonasera, buonasera Leonardo. Buonasera a tutti. Saluto poi Marco Mezzo, appassionato del calcio a 5, ma non solo, di tutto lo sport procidano, ma segue particolarmente il Procida calcio a 5. Ciao, sì, buonasera a tutti. Andiamo avanti, passiamo qui, facciamo ecco un misto, in realtà abbiamo un po' di Serie D e un po' di CSI. Buonasera Luigi Mennelli. Buonasera. E poi saluto Domenico Di Meglio, ciao Mimmo, buonasera e ben ritrovato. Buonasera a tutti. Mimmo che ora è con la maglia della Virtus Ischia, avremo modo di spiegare tutte le dinamiche di mercato che ci sono state in questo inizio di anno perché sei stato al centro ecco, dei rumors isolani, ti abbiamo visto cambiare un po' di maglie, però iniziamo dalla C2 anche perché abbiamo dei tempi stretti con Leonardo che per impegni personali ci deve lasciare, siamo però alla vigilia di una partita importantissima e soprattutto molto molto sentita con il Real Pozzuoli. Per parlare di C2 direi di andare a guardare le grafiche con i risultati, la classifica e soprattutto il prossimo turno della Serie C2 con la Futsal che nell'ultima giornata è purtroppo ritornata alla sconfitta dopo due importanti vittorie. Questi risultati della 16ª giornata: Atletico Futsal Ottaviano, Futsal Ischia 3-2 nonostante i gialloblu all'andata avessero battuto la squadra
Napoletana, poi Frattese Arzano 2-2, Cus Napoli Chiaiano 2-4, il Real Pozzuoli ha battuto 2-0 la Sammaritana, Caivano Real Amicizia 1-5, 9-5 tra Real San Vitaliano e Stabia, e poi l'ultimo risultato è quello di Pomigliano Turris Ottava 7-4. Questa è la classifica che vede capolista ormai indiscussa, a 42 punti il Real San Vitaliano, l'Arzano a 29, il Caivano a 27, la Turris a 25, classifica che a questo punto è cortissima perché c'è l'Ottaviano a 24 punti, a 23 troviamo sia Chiaiano che Frattese, a 22 Real Pozzuoli e Pomigliano, qui entriamo in zona playout con il Real Amicizia 18, la Futsal a 16, Sammaritana a 13 e poi Cus Napoli e Stabia a 9, che tra l'altro non sono neanche poi tanto lontane dalla Sammaritana. Il prossimo turno, visto che siamo ormai alla vigilia, Chiaiano Caivano, Stabia, Cus Napoli, come detto al Taglialatella arriverà il Real Pozzuoli, poi Ottaviano Real San Vitaliano, Arzano, Sammaritana, Real Amicizia, Pomigliano, Turris Ottava, Atletico Frattese. Leonardo, prima di entrare nel vivo e quindi di andare a commentare poi la prossima partita, che è sicuramente l'evento prossimo più vicino a noi, con te voglio fare un po' un resoconto di quello che è stato l'inizio stagione, partendo dall'anno scorso, quindi dalle problematiche che poi vi hanno portato, ecco, a retrocedere e quindi a dover chiedere il ripescaggio, e poi soprattutto come è andato dal tuo punto di vista questo inizio di campionato. Sicuramente diciamo, l'abbiamo detto a più riprese, il fattore campo per noi era fondamentale, infatti si è visto come siamo ritornati a Palazzetto, si è riottenuta una certa imbattibilità di campo e si è ottenuta anche una certa qualità di gioco che premiasse le nostre caratteristiche. L'inizio campionato sicuramente è stato positivo rispetto a quello dell'anno scorso, abbiamo quasi gli stessi punti di fine campionato essendo solo a metà. Quello che dispiace è un po' la rosa, abbiamo un po' di defezioni in questo momento, ma fa parte del gioco, insomma. Abbiamo Rino che sta out per delle ernie, abbiamo Sossio che ha problemi al menisco, quindi penso si dovrà operare, quindi si fermerà la sua stagione. Sicuramente c'è tanto da lavorare, sicuramente c'è ancora tutto in gioco, c'è solo la volontà di volersi impegnare per cercare di ottenere il massimo risultato, quello della salvezza diretta, però poi non ci spaventa niente, voglio dire. È un progetto che deve continuare a crescere, e la crescita è dovuta anche nel trovare un equilibrio. Quindi cercheremo, adesso l'obiettivo, quello della società, è quello di trovare un equilibrio che col Palazzetto sembra stia ritornando, quindi anche con i vari settori giovanili non finalizzati solo alla prima squadra. Quindi è tutto un start-up, insomma, in questo momento la Futsal Ischia. Ecco, tra poco parleremo anche del percorso verso la salvezza diretta, che come detto è diciamo, l'obiettivo principale. Ovviamente tutto sommato andrebbe bene anche la salvezza via playout, però sarebbe un rischio perché poi giocare le playout non è mai facile. Prima di parlare di questo, perché poi è strettamente legato anche alla partita con il Pozzuoli, perché penso che sia, se non fondamentale, quasi, ti voglio chiedere di approfondire la questione infortunati, perché questi ultimi due si aggiungono già ad una lista poi di defezioni varie anche per motivi personali, ma soprattutto su Sossio, giocatore fondamentale, lo abbiamo visto nelle immagini che stiamo vedendo nell'ultimissima partita, ma in generale nell'inizio di stagione stava facendo bene. Quindi un commento sul suo inizio di stagione, di Sossio e degli altri giovani, ma soprattutto come riuscirete a sopperire a queste assenze, cioè ad oggi qual è la squadra? Allora, gli infortunati sono Gigi, che a causa di un contrasto di gioco gli è fuoriuscito alla spalla, quindi è stato fermo. Rino ha avuto un problema di ernie alla schiena. Sossio ha avuto questo intervento al ginocchio, adesso si dovrà operare. E, insomma, sicuramente non è una rosa fortissima, ma sappiamo bene che la qualità non è dovuta dalla quantità, quindi questo non ci spaventa. Sicuramente avere una rosa più ampia ti permette una rotazione diversa, ma stiamo facendo di ogni virtù necessità, quindi cercheremo di avere per quanto più è possibile uno stile di gioco che si possa adattare ai nostri giocatori. Per quanto riguarda il cammino dei ragazzi, per me non ci sono né giovani e né under né over, perché una rosa che è stata pensata, il progetto Futsal nasce con questo progetto giovani. Sicuramente una persona che ha affrontato già svariati campionati non si può più definire giovane, anche perché in queste ultime due gare si è visto spesso un quintetto con una media età abbastanza bassa.
Sicuramente ci sarà una pecca di esperienza, ma non è detto che chi ha una enorme esperienza non faccia enormi errori, voglio dire. Quindi siamo sereni, i ragazzi devono stare sereni e come ho detto è uno start-up, quindi questo sicuramente non è né un capolinea né un punto di partenza, è un treno che sta su dei binari, che sta continuando ad andare dritto, stiamo cercando di riindirizzarlo dove ci interessa. Per me tutti promossi assolutamente, ma per un semplice motivo: mettersi in gioco in una categoria del genere, quando poi parlando con tanti ragazzi c'è chi preferisce non avere un impegno. No, tanta gente a volte parlando con i ragazzi, dai, ti va, puoi venire a provare, preferisco fare l'amatoriale, preferisco fare questo, nulla a togliere a questi tornei, però ti fa vedere come non c'è la volontà di volersi misurare a determinate condizioni, perché fare un campionato federale significa avere degli impegni, significa avere uno certo standard mentale anche di professionismo. Quindi per me sono ragazzi che hanno vinto già sotto l'aspetto mentale, poi sicuramente l'aspetto sportivo arriverà, ma sono giovani, avranno ancora tanto tempo per poter raccogliere ancora tanto. Marco Mezzo, tu che segui questi campionati ovviamente anche da diversi anni, sicuramente la Serie D quest'anno credo abbia aumentato il suo livello tecnico, ma c'è comunque una bella differenza con la Serie C2. Voi la Futsal l'avete conosciuta ai tempi della Serie D, tra l'altro se non erro la prima partita in assoluto della Futsal è stata proprio con il Procida, 4-4, all'epoca era il campetto all'esterno del camping. Insomma, una tua analisi, ecco, su questo progetto che l'anno scorso ovviamente ha dovuto fare i conti con una brutta annata, quest'anno sta cercando di ripartire, come la vedi tu? Beh, tutto fa esperienza. La Futsal, come ha detto il mister Florio, è una società giovane, quindi anche di elementi giovani. Il primo anno di C2 è uno scotto importante per molti. Stiamo vedendo anche in questo campionato il Pozzuoli, che è una squadra di età media-bassa, ha avuto difficoltà, mentre l'anno scorso ha praticamente vinto quasi tutte le partite in maniera agevole. Quindi l'esperienza dell'anno scorso ha fatto sì che quest'anno, come ha detto appunto Leonardo Florio, a metà stagione la Futsal ha già gli stessi punti con cui ha concluso. Ed è questo un fattore importante, vuol dire che la società migliora anno dopo anno. E il fatto stesso di poter contare su giovani importanti, mi sembra che un ragazzo si chiama Zabatta, che comunque è giovane, ha fatto domenica un paio di gol, poi leggo, quindi non... Sì, sicuramente sta segnando lui, ma anche lo stesso Francesco Iacono, Luca Di Olio, tutti i nomi non li ricordo, però è una società giovane, quindi deve puntare a migliorare. Il ripescaggio gli ha dato la possibilità di riaffrontare lo stesso campionato con mentalità diverse. Luigi Mennella, oggi sei qui, è bello questo intreccio, è fantastico, tra l'altro molto casuale, perché sei qui per parlare di CSI con la squadra che ha il nome della Futsal. Esatto. Segui tutti i campionati, sei in parte legato anche alla Virtus, quindi praticamente ti posso inserire in tutti i discorsi. Tutti i discorsi, allora, esatto. Ecco, voglio ascoltare un po' anche il tuo parere, ecco, dal tuo punto di vista, che comunque conosci questi campionati, sul cammino di questa Futsal, sia su come è iniziata e soprattutto sulle prospettive future, se c'è la possibilità di raggiungerla questa salvezza diretta. Ma io penso che tutto sia legato alle partite che i ragazzi affronteranno in casa. Io penso che molto della salvezza passerà dal palazzetto. Se loro riusciranno a fare bottino pieno sulle partite giocate in casa, penso abbiano buone chance di evitare i play-out. Ovviamente ci sta di fare qualche colpaccio fuori casa, perché comunque fa sempre comodo e fa classifica, fa anche morale per loro. Per quanto riguarda i ragazzi, io penso il progetto sia molto interessante e i ragazzi sono molto validi, li ho visti giocare molte volte, li ho visti crescere, perché comunque li conosco, qualcuno lo conosco meglio, qualcuno meno, però vedo che comunque chi mi ha impressionato di più nella crescita è proprio Sosio. Mi dispiace per l'infortunio che lo terrà fuori per un po', però veramente è un ragazzo che sì, l'ho visto veramente crescere, sia nell'impegno sia tatticamente, e anche tecnicamente non è male. E anche, come diceva lui, Zabatta è un ragazzo molto interessante. Per quanto riguarda il resto, poi penso siano conosciuti. Rino, forse hanno perso un po' con Rino, che comunque
dava loro quell'esperienza in più che insomma fa sempre comoda a questo livello. Spero che recuperi, non lo so che quanto tempo abbia, se recupererà, perché queste ernie alla schiena sono sempre molto complicate. E per quanto riguarda, ripeto, la squadra ci sta, poi il mister lo conosciamo, è valido e con i giovani ci sa fare. E poi comunque la società è molto attenta, è sempre presente. Poi Leonardo non lo conosciamo, non devo dire niente io, perché comunque è molto preparato. In termini a presenze, poi non ci si può dire nulla su Leonardo, io sono uno che lo becca sempre, però devo dire, in termini a presenza veramente da questo punto di vista fa sempre molto. Mimmo, di meglio, ora hai cambiato casacca, però il passato non si rinnega mai, tu questa Futsal l'hai vista praticamente nascere, perché sei tra i fondatori, primo gol l'hai segnato tu, mi suggerisce Marco Mezzo, quindi ecco, ti chiedo prima un parere, ecco, sui tuoi ex compagni di squadra, sul campionato che stanno disputando, e poi a questo punto ti faccio inserire, ecco, chiedendoti un po' quello che è successo in questo inizio di campionato e cosa ti ha portato ad arrivare alla Virtus. Allora, parlando della Futsal, sono contento perché vedo che quest'anno prima di tutto giocano bene e hanno fatto un gruppo, quella era la cosa fondamentale. Poi la cosa bella, ecco quello che diceva prima il direttore generale Leonardo, che non ci sono più under o grandi, cioè sono tutti uguali, sono tutti sullo stesso piano, e questo ha dato sì che anche i giovani, tipo come Zabatta, come Sossio, possono dare la loro. Ma io devo fare i complimenti soprattutto a un ragazzo che comunque è cresciuto con noi dal CSI, che poi è diventato, oggigiorno io dico che secondo me è un giocatore forte, forte, anche da categoria un po' superiore, per me è Luca Di Olio, perché è veramente un giocatore che è cresciuto dal CSI fino in su. E sono contento, io spero che loro prendano la salvezza senza i play-out, perché poi già sappiamo che i play-out è difficilissimo, soprattutto andare a giocare, se giochiamo in casa, ok, giocare in terraferma, sai un po' gli ambienti come sono e poi cosa si va incontro. Invece io credo che loro, se continuano così, e soprattutto al palazzetto, loro faranno risultato sempre, perché comunque era la nostra arma, e credo sarà ancora la loro arma. E poi niente, io spero veramente che si salvano, questa è la cosa. Riguardando invece me, ho cambiato quest'anno sia per motivi comunque, perché per allenamenti e cose varie, perché comunque io ho un'altra figlia, comunque sono arrivato a tre, e allora ho cambiato un po'. All'inizio dovevo andare a Forio perché, diciamo, volevo giocare e volevo andare a Forio. Poi ho saputo che Carmine fosse l'allenatore della Virtus, e allora io sono un suo fedelissimo, mi fa sempre piacere stare con lui, mi piace il progetto che hanno, e ho aderito a questa cosa, e perciò sono andato con la Virtus, anche per la vicinanza tra Ischia e Forio, certo. Sai, fare gli allenamenti tutti i giorni è comunque un po' difficile. Chiarissimo, quindi sostanzialmente motivi personali, sì. Perché comunque ti stavi allenando con Forio. Sì, ho provato che nella giorni. Primissima trasmissione proprio che ho fatto con il calcio a 5 c'era Mike. Era tutto Desiano, sembrava già quasi tutto fatto, per questo la mia domanda, ecco, per capire, però voglio dire, motivi personali ti hanno portato a ritornare alla Virtus, perché tra l'altro tu già avevi giocato anche con la Virtus. Di Virtus logicamente parleremo tra poco nel campionato di Serie D insieme a Procida e Forio. Io sicuramente la serata è ancora molto molto lunga. Restiamo sulla C2 e soprattutto cominciamo a parlare del prossimo incontro con il Real Pozzuoli, anche perché si può dire che è quasi un classico degli ultimi anni per quel che vi riguarda, ma anche di questa stagione, perché è già la quarta volta in cui ecco, giocherete con la squadra di mister D'Alicandro. Ma è una partita che genera dei ricordi importanti, perché contro il Pozzuoli la Futsal vinse al palazzetto nell'ultima praticamente partita prima di ritornarci i playoff, e salì poi in C2. Tra poco stanno per andare in onda le immagini. Leonardo, questa sfida con il Pozzuoli praticamente ne è nata una rivalità proprio da questa partita, da quella vinta da voi ai playoff. Per noi non c'è rivalità per il semplice motivo che noi quella partita l'abbiamo vinta, quindi poi chi la vince non la soffre questa rivalità. Sicuramente poi col passare del tempo c'è rimasto un po' di
di astio ma sportivo, tra virgolette, perché c'era la volontà di volersi riprendere, insomma, da quella sconfitta. Ma personalmente non la vedo una gara, non la vedo nemmeno da un dentro fuori, perché il campionato è ancora lungo, abbiamo ancora tante gare in casa, abbiamo ancora delle gare fuori casa che possono essere alla nostra portata. Sicuramente è importante vincere, sicuramente è importante fare il risultato, ma non è da dentro fuori questa gara. Non lo è, non credo che siano, tra virgolette, ancora decisive queste partite qua. Ultime due partite in casa, due vittorie. In realtà, da quando siete ritornati al palazzetto avete ottenuto solo vittorie, quindi questo è sicuramente un aspetto statistico importante che speriamo domani si confermi. Che cosa è successo però nell'ultima partita? Perché con l'Ottaviano, squadra che avete battuto anche all'andata, non dico in maniera agevole, ma sicuramente con un passivo importante, ecco, forse lì ci si aspettava quantomeno un pareggio. Diciamo che siamo andati in vantaggio 2-0 in pochi minuti, abbiamo divorato un 3-0 in pochi minuti, poi è uscita una rimonta dell'Ottaviano, dove comunque ha un campo ostico, comunque una bella squadra, e comunque c'è stato un aiutino arbitrale dove è stato concesso un rigore molto molto generoso, che è stato il rigore del 2-2. Nulla toglie comunque al fatto che abbiamo divorato troppo nel secondo tempo, essendo anche di un campo in erbetta c'erano altri ritmi che abbiamo un po' sofferto. Un risultato di un 3-2 che personalmente ci va stretto, un 3-3 era più giusto, però bisogna essere consapevoli che il campo fa da giudice, quindi bisogna ripartire solo. Ci sono state comunque delle aspetti positivi che vanno comunque analizzati e portati avanti, insomma, costruire più su quelli che sulle cose che non sono andate. Fatto questa piccola parentesi, ritorno al Pozzuoli, soprattutto per chiederti delle tre partite, ecco, giocate quest'anno, due in Coppa, si può dire in una fase forse prematura, in cui oggettivamente non eravate pronti all'andata, invece eravate quasi andati per giocarvela, qualcosa è andato storto, ma soprattutto ricordo il famoso episodio di Acatrinei, che, voglio dire, ha attratto anche l'attenzione delle testate giornalistiche nazionali, vedi Repubblica. Ecco, forse anche lì, forse l'astio è cresciuto da questo punto di vista, diciamo che non vi hanno accolto nel migliore dei modi. Ci puoi raccontare qualcosa in più da questo punto di vista? Ma cerco sempre di non fossilizzarmi su questi episodi, ma di concentrarmi più sull'aspetto sportivo. Sicuramente l'episodio che è successo a Mitch non è stato un episodio bello, ma adesso che l'ho subito io, ma chiunque l'avrebbe subito, sul razzismo, sai, sono delle cose, tecnicamente, lasciami passare il termine, ma andare su questi luoghi comuni è un po' da ignoranti. Era più bello avere una critica sportiva che avere una critica umana, però tutto parte sempre dagli aspetti umani che si hanno, cioè chi ha una caricatura umana di un certo livello non cade in queste sciocchezze. Purtroppo non tutti si ha questa attenzione all'aspetto umano. Per me lo sport è un tramite, per qualcuno è un fine. Però non mi sento manco di giudicare chi ha questo aspetto sullo sport. Sicuramente Mitch ha avuto la nostra solidarietà in tutto. Sicuramente Mitch non è solo in questo. Mi sarei aspettato su un nostro articolo e su quello che poi è successo con Mitch una risposta di una società, che però non è arrivata. Ma non vivo di lì a Pozzuoli, quindi voglio dire, a me interessava che stesse bene Mitch e tutto il resto non mi apparteneva. Potrebbero esserci delle conseguenze anche sulla partita di domani, temi da questo punto di vista, voglio dire, loro ritorneranno, sono gli stessi dell'andata, o sono totalmente cambiati, o addirittura potrebbero fare di peggio, visto la pesante critica che poi hanno subito, diciamo che non ci hanno fatto una bellissima figura. Vabbè, io penso che c'è passato del tempo e penso che il tempo sia sempre un elemento che fa maturare. Spero che questo tempo che sia passato li abbia fatti maturare, ma abbia fatto maturare anche noi da non ricadere in questo evento. Anche se è difficile, che non è qui si tratta di ricevere un calcio, che uno dice vabbè, ho preso il calcio, qui si è toccato una sfera personale. Però noi dobbiamo essere intelligenti a non soffermarci su questi aspetti. Voglio dire, non mi interessa, a me interessa che stia bene Mitch, il contorno è un qualcosa in più, cioè l'aspetto sportivo. A me aver perso lì a Pozzuoli rammarica dal punto di vista sportivo, ma quello che rammarica è che ha perso lo sport, sono due cose diverse, però non sempre si ha questa concezione.
però non la posso dare agli altri per chi non ce l'ha, voglio dire. Noi domani vogliamo fare la nostra gara, vorremmo che fosse una festa dello sport e non fosse una guerra. Però, voglio dire, si è in due in campo, non si è solo noi. Noi possiamo mettere la nostra volontà a voler comportarsi bene. Vorremmo che poi, se c'è questa volontà a comportarsi bene fuori casa, ci sia anche in casa, però, perché a volte c'è sempre questo fattore che in casa il comportarsi bene è un qualcosa che sfugge. Però, guardo in casa mia, voglio che domani mi ci sia sereno, e al di là del risultato voglio che sia una grande giornata di sport. Vedremo allora come andrà a finire. Tra poco ti chiedo un po' anche le emozioni che provi nel rivedere le immagini di quel primo, anzi non prima, era il terzo lì, Futsal Ischia Real Pozzuoli per i playoff. Nel frattempo voglio chiedere un parere anche agli ospiti. Marco Mezzo, partita per te fondamentale, oppure, come dice il direttore Florio, non è sicuramente l'ultima spiaggia? L'ultima spiaggia non è, perché mancano ancora parecchie partite, però riuscire ad accorciare la distanza, a dimezzare la distanza con un avversario come il Pozzuoli, sarebbe molto importante per l'Ischia, credo. Poi mi dispiace il fatto che è successo al ragazzo dell'Ischia, perché noi l'anno scorso siamo andati a Pozzuoli, non mi era sembrato un ambiente cordiale e amichevole, però se queste cose fanno comunque male allo sport, a Futsal in generale, perché molte volte noi siamo andati a giocare in campi ben più difficili di Pozzuoli. Vedere situazioni del genere fanno sempre male. Mimmo, dispiace assistere a queste scene, voglio dire, spesso purtroppo nel calcio a 5, almeno quest'anno, ma non solo sponda Futsal, spesso accadono episodi, forse non tanto legati al razzismo, ma sicuramente di ambienti che non sono il massimo dal punto di vista dell'accoglienza e dal punto di vista sportivo. Il tuo parere in merito, visto che di campi ne hai visti tanti, c'è stato un peggioramento in questi anni e soprattutto, ecco, come hai vissuto tu questa situazione da esterno, perché già non c'eri più nella Futsal, però credo che Mitch lo conosci da anni. No, guarda, dispiace, perché comunque io credo che questo col calcio non ha niente a che vedere, cioè partiamo da questo. Poi ecco, di campi infuocati, noi almeno isolani, quando andiamo in terraferma li troviamo tutti. Forse ecco, quello che diceva prima Leonardo è giusto, noi a Ischia cerchiamo sempre di comportarci bene, di essere onesti, di pensare solo al calcio, però poi quando andiamo fuori comunque non riceviamo quello che abbiamo dato, perché quasi sempre, e ti posso dire che c'è stato un peggioramento con l'andare degli anni, perché io vedevo i primi anni che comunque c'era qualcosa, invece adesso c'è proprio, cioè si va, se in casa mia c'è guerra, punto, cioè capito, ti trovi dei campi che è difficile proprio andarci a giocare, perché poi ci sono delle cose che non c'entrano niente col pallone, capito, c'è tutto il resto. E noi cerchiamo però, anche guardando queste cose, noi cerchiamo sempre di in casa di comportarci per bene e di giocare il calcio, per il resto non ci interessa. E questo episodio è proprio da censurare, perché è brutto. Certo, poi è giusto dire, attenzione, perché poi sicuramente, voglio dire, conosciamo anche Mitch, che in campo non è uno tranquillissimo, questo è sicuro, però credo che nulla, neanche la peggior offesa di qualsiasi genere, possa comunque giustificare quello che poi è successo a Pozzuoli. È bene sottolineare questo, perché tante volte, voglio dire, Mitch magari dal punto di vista anche di gestione delle emozioni spesso si lascia trasportare, però voglio dire, non si può mai giustificare quanto successo a Pozzuoli, però appartiene al passato. Speriamo che domani, come diceva Leonardo Florio, sia una giornata di sport. Leonardo, come si è allenata la squadra a questo punto, prima, visto che le abbiamo riviste più volte le scene delle immagini, queste immagini della vittoria, ecco, un po' vorresti ritornare all'epoca, perché sicuramente si vincevano molte più partite. Ma è stato un percorso bellissimo, con alti e bassi, come in tutte le vite di ogni persona ci sono degli alti e bassi. Qui è stato un bel percorso coronato da una vittoria, da una squadra che usciva un po' con le ossa rotte, con qualcuno che era andato via, delle tensioni che avevamo avuto un po' esterne, da questa prima esperienza di una società giovane che si trovava lì su, in un girone che ancora oggi non l'ho trovato più in quella categoria. Voglio dire, calcolando che oggi, che stessi prendendo le prime 3-4 squadre, siamo tutti in C2, in C1, quindi. Però certo, vincere è sempre bello. Questo sport lo si fa, molti dicono che lo si fa perché si deve partecipare, questo sport lo si fa per vincere. Poi perdi e va bene, però quello è l'obiettivo. Sicuramente quell'annata è stata una pietra miliare di questo progetto.
hanno dato tanto entusiasmo. È dispiaciuto che quell'entusiasmo è stato interrotto dalla problematica campo. Però penso che, io lo dico sempre a loro, quando è un qualcosa del passato ma che resterà un punto fermo, non tutti ci sono riusciti a fare quello che abbiamo fatto noi e non tutti hanno avuto le risorse che abbiamo avuto noi, siamo stati fortunati anche in questo. Quindi è un ricordo che ce lo porteremo fino a quando andremo nell'aldilà. Tra l'altro per come è arrivata, perché partita che sembrava destinata ai supplementari, poi quel pallone è entrato, veramente è venuto giù il palazzetto, una partita che credo... Che posso raccontarvi che io non l'ho visto, che non c'ero in quel momento. Tu non l'hai vista dal vivo, però diciamo che sicuramente le immagini, ecco, restano e questo probabilmente... Ma l'attenzione ero negli spogliatoi in quel momento, quindi non ho sentito solo un botto. Il boato però si è sentito. Marco Mezzo, vai. No, io volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto il mister. Secondo me quel campionato che ha vinto l'Ischia in quella stagione c'è stato un grande movimento di futsal in D, perché anche nel girone dove c'eravamo noi, che non era il girone non era lo stesso perché siamo al secondo anno della futsal, della futsal che eravate futsal, due gironi diversi, ci sdoppiamo, sì. Noi andammo a giocare in campi come l'Aus Domina, adesso è primo in C1 e sta vincendo tutto il campionato. C'erano squadre come il Chiaiano, che la Frattese, che adesso sta in C2 all'Amicizia, Antonio Barone Cicciano. Quindi fu una stagione veramente importante di Serie D del futsal. Questo secondo me è dovuto al fatto che non c'erano molte squadre di categoria o sovraregionale. Quindi tutti i calcettisti forti scesero di categoria, a cascata in Serie D si fu veramente un'annata difficile per tutte le squadre. Però è un movimento che, vero, sta lasciando forse un po' a desiderare nelle categorie... Ma in realtà, ripeto, Serie D forse l'anno scorso si è toccato il punto più basso, ora forse si sta di nuovo riprendendo, però direi di collegarmi velocissimi su questo aspetto perché la serata è lunga e ci resta però poco tempo. Il Napoli calcio a 5, perché poi lo sappiamo, quello che traina è sempre la Serie A e ancora di più poi eventualmente la nazionale, ma sul futsal poi dovremmo ragionare perché se non erro non è sport olimpico, correggetemi, non è sport olimpico, quindi anche da quel punto di vista è penalizzante. Però il Napoli calcio a 5, ecco, con la realtà che sta creando in Serie A, penso che stia riaccendendo i riflettori su questo sport. Diciamo che è un mondo e un'evoluzione che a breve dovrebbe avvenire. Ci sono stati cambi regionali, cambi nazionali, abbiamo perso Tonelli come presidente, è arrivato Montemurro, quindi adesso ci sarà una nuova visione di questo sport. È arrivato Sarnelli come responsabile regionale, abbiamo perso Astarita, ci sono Sibiglia, il presidente, stiamo cambiando. Quindi ci sono tante evoluzioni che bisogna osservare per capire qual è la volontà, perché la potenzialità di questo sport è enorme. Bisogna capire la volontà di dove si vuole spingere questo sport. Negli anni abbiamo pagato lo scotto di essere un tesoretto del calcio a 11. Io non l'ho sempre detto quando mi sono confrontato, eravamo un bel tesoretto di squadre che facevamo un campionato, però era lì, era come un torneo ben organizzato, ma niente di più. Però negli anni insomma si sta dando un po' di importanza, sì, anche perché c'è stata anche la vittoria, Andrea, un passo indietro, la vera evoluzione l'ha fatta con la vittoria dell'Europeo, l'Italia, da lì si è puntati un po' in più anche sui settori giovanili, si prova a non puntare tutto sugli stranieri con gli oriundi, quindi c'è una volontà. Adesso c'è un nuovo percorso da vedere, si può solo sperare che sia più florido. Sicuramente Montemurro nella sua campagna elettorale ha fatto tante belle promesse, adesso bisogna capire se riesce a mantenerle, voglio dire. Bene, allora ci restano pochissimi minuti, giusto il tempo di chiederti a questo punto, abbiamo capito che la situazione non è delle migliori dal punto di vista degli infortunati, però come si è allenata la squadra quest'ultima settimana, che partita dobbiamo aspettarci domani, insomma, come l'ambiente è carico, ecco, da questo punto di vista com'è la situazione? Veramente tutte le volte che abbiamo avuto un ambiente carico non siamo mai andati un granché in partita, questo è un nostro aspetto, quindi non noto mai nella settimana, anche perché la settimana è ricca di impegni, oltre che sportivi, ma familiari, lavorativi, quindi magari un ragazzo viene lì dal 20, che è il suo tutto, però tecnicamente non ha dato niente. Quindi sono sempre molto fiducioso, i ragazzi bisogna vederli nel riscaldamento. So che loro hanno enormi stimoli e riescono a trovare enorme carattere in queste gare, quindi non mi spaventa niente, anche perché poi alla fine... 5 loro, 5 noi, con una palla. Ci speri sul fattore campo? A questo punto, fino a questo momento, il Tagliatella ha portato benissimo. Però diciamo, stasera l'abbiamo detto tante volte che adesso non ci credo più nemmeno nel palazzetto, quindi credo nei miei uomini e nel mio mister.
Allora, grazie Leonardo che purtroppo deve lasciarci. Noi allora adesso andiamo in pubblicità, al rientro parleremo di Serie D, dove abbiamo ben tre squadre isolane con Virtus, Forio e Procida, dopodiché avremo anche la parentesi dedicata al CSI, come stiamo cercando di fare a rotazione, di invitare un po' tutte le squadre. Andiamo in pubblicità, grazie Leonardo, alla prossima, in bocca al lupo. Crepi. Spero di rivederti presto, noi ci vediamo tra poco. Ascensori Indolfi e Spada, la nostra promessa, il risultato. Installazioni di prodotti di prima qualità per alberghi ed abitazioni. Ascensori tradizionali, oleodinamici, con incastellature metalliche, servoscale, poltroncine, ascensori inclinati per esterno. Ascensori Indolfi e Spada offre servizi di manutenzione e riparazione di ascensori di tutti i tipi e marche. Servizi in tutta la Campania ed in particolare a Ischia, con personale presente sull'isola 24 ore su 24. Ascensori Indolfi e Spada, sede a San Giuseppe Vesuviano, Cercola, e a Casa Micciola Terme in via Principessa Margherita. Telefono 081 99 26 09 e 081 52 92 230. Ascensori Indolfi e Spada. Niente più barriere architettoniche. Only ritorniamo in studio, abbiamo parlato di Serie C2 e di Futsal Ischia. Come detto, avevamo in programma un intervento telefonico con il sindaco di Procida Ambrosino, l'abbiamo contattato in questo momento. Buonasera sindaco, benvenuto ad Abbordo Campo. Salve, buonasera, grazie a voi. Sindaco, oggi andiamo un po' off topic, logicamente di solito ci occupiamo di sport, però ecco, la tematica in cui la tiro in ballo in effetti è strettamente collegata allo sport. Settimana scorsa ci siamo occupati della questione palazzetto chiuso, che a Procida non c'è eccezione fatta per la scuola media Capraro. Allora le voglio chiedere se questa problematica del palazzetto è sotto l'attenzione della sua amministrazione, insomma, quando ve ne occuperete? Allora, innanzitutto mi lasci dire che esprimo profonda ammirazione per questi ragazzi che continuano a coltivare la loro passione pur in queste difficoltà oggettive, andando a disputare le loro gare chiaramente nei comuni di terraferma. Per quanto ci riguarda, relativamente all'emergenza lì della palestra della scuola media, credo che la settimana prossima siamo in condizioni di cominciare i lavori per poter gestire questa emergenza. In realtà in questo paio di settimane che sono passate abbiamo fatto un po' la valutazione di quello che era il danno e avviato un'interlocuzione con l'impresa che doveva realizzare i lavori, quindi ritengo che, avendo compulsato più volte il dirigente dell'ufficio tecnico a poter predisporre gli atti, ritengo che finalmente la settimana prossima ci possa essere un intervento tampone per mettere in condizione quantomeno di recuperare l'agibilità della struttura. Per quanto riguarda invece il progetto futuro, sì, del palazzetto dello sport, è evidente che noi ci dobbiamo mettere tutto l'impegno e rientra tra i nostri obiettivi. C'è un'area individuata che è quella di Via Saretti, individuata da anni, dove già abbiamo previsto di chiedere ai finanziamenti ANCIM un investimento per realizzare una piscina, e in quel sito necessariamente si può prevedere il palazzetto dello sport, che poi può avere un carattere strutturale ancora da definire, però ecco, quel posto via Salette dove è prevista la piscina comunale sarà anche il luogo dove potrebbe sorgere questo palazzetto.
Ecco, Sindaco, a proposito, perché noi ci siamo stati sul luogo, cioè è ancora fattibile o ci sono delle problematiche anche di tipo giuridico legati, ecco, anche a blocco per quanto riguarda la costruzione, vincoli paesaggistici e così via? Cioè c'è la possibilità di realizzare un progetto lì? Noi siamo disponibili a lavorare per superare tutti i problemi, nello specifico abbiamo già parlato con il responsabile di zona della sovrintendenza che ci ha dato la sua disponibilità a poter superare questi problemi burocratici. Il vero ostacolo è il finanziamento, perché chiaramente stiamo parlando di lavori, di un'infrastruttura che non può essere pagata dal Comune di Procida, perché non siamo affatto nelle condizioni di poter fare questo genere di investimenti. Quindi nel momento in cui avremo l'occasione di un finanziamento da parte appunto di della Regione Campania o dell'ANCIM, ci sarà tutta la nostra disponibilità invece a superare quei problemi amministrativi e burocratici che anche in passato hanno impedito la realizzazione di questa infrastruttura. Quindi, Sindaco, è impossibile dare dei tempi? Sostanzialmente possiamo dire che siete vigili su eventuali finanziamenti, cioè se viene individuato il finanziamento poi però dovete sfruttare subito l'occasione. Questo vale in generale, siamo attenti a tutti i bandi che si propongono, il grosso della nuova programmazione europea non è ancora partita, perché i fondi europei che si stanno spendendo adesso sono quelli a completamento degli interventi, dei progetti della passata programmazione, quindi bandi importanti non ce ne sono ancora. Però per quanto riguarda Via Sarette c'è anche un'idea interessante che noi siamo anche disposti a portare avanti, un'ipotesi progetto fatta dall'associazione Pro Music, che in un incontro di circa 2 mesi fa mise attorno al tavolo diverse realtà associative e si propose anche di poter fare un investimento diretto con una struttura che non troppo onerosa, in cambio di una concessione che fosse per diversi anni. Allora con l'associazione Pro Music, alla quale all'epoca mi sembrava che avessero aderito anche le associazioni che si occupano di sport, con queste associazioni si potrebbe immaginare l'investimento, ecco, appunto, quindi non necessariamente vincolato a quelli che sono i tempi e gli step della programmazione europea dell'ANCIM. Va bene, Sindaco, grazie, molto esaustivo per questa sera. Ovviamente noi saremo vigili come la sua amministrazione, quindi cercheremo poi di occuparci anche della tematica. Speriamo che si possa risolvere il prima possibile, perché credo che sia giusto dare a Procida una palestra al chiuso. Grazie a voi per l'interesse, per come portate all'attenzione di tutto questo argomento, e ribadisco il mio apprezzamento e l'ammirazione per questi ragazzi che credono nello sport, così come vogliamo fare noi. Grazie. Grazie mille, Sindaco, buona serata. Ringraziamo il Sindaco Ambrosino per il suo intervento telefonico. Come detto, ritorneremo ancora sulla questione. Ora però dobbiamo accelerare i tempi perché sono strettissimi, e quindi lasciamo un po' la parte, questa breve parentesi politica, per ritornare allo sport, che è quello di cui ci piace parlare di più. Parliamo di Serie D, dove abbiamo, come detto, Procida, Virtus Ischia e Forio, che stanno sicuramente giocando un campionato da protagonisti, anche se l'ultima giornata non è stata felicissima, almeno per quel che riguarda sicuramente Virtus Ischia e Procida, invece abbastanza bene il Forio, che è un pareggio che forse vale quanto una vittoria. Allora andiamo a guardare i risultati. 10ª giornata in Serie D, Forio Ciro Vive, che è la capolista, lo vedremo tra poco, 2-2. Poi Casavatore Cildrim 5-3, Luca Celeste Millennio Procida 8-7, Cappella Unina 11-7, 6-4 tra Virtus Flegrea, altra capolista, e Bacoli, e poi 3-3 tra Virtus Ischia Oratorio San Ludovico. Guardiamola la classifica. Balza al primo posto la Futsal Flegrea a 26, Ciro Vive a 25, classifica fortissima, perché la terza, il Casavatore, è a 22, il Procida a 19 e la Virtus a 17, a pari con il Forio, appena fuori dalla zona playoff, le due isolane. Poi Luca Celeste Millennio, Olympic Cappella e poi tutte le altre squadre. Guardiamo anche il prossimo turno, si scenderà in campo domani, Cildrim Football
Football Olympic Cappella, poi Bacoli Luca Celeste Millennio, il Procida ospiterà la Virtus e quindi siamo alla vigilia del derby delle isole, poi Oratorio San Ludovico Casavature, il Forio sarà in trasferta sul campo dell'Unina Calcio a 5, poi ci sarà un altro big match, quello tra Cirovive e Futsal Flegrea. Insomma, gli argomenti sono tantissimi. In Serie D partiamo con ordine, partiamo dalla Virtus Ischia. Mimmo, di meglio, vado sull'ultima partita. Sicuramente in quella precedente, sempre in casa, eravate riusciti a sfatare il tabù palazzetto, perché mentre per la Futsal erano arrivate solo vittorie, voi non eravate riusciti ancora a vincere. Ci siete riusciti proprio con il Luca Celeste Millennio, dopodiché è arrivato questo pareggio. Che cosa è successo in quest'ultima partita? Forse un po' di disattenzione, l'abbiamo affrontata in maniera non concentrati del tutto, avevamo anche comunque delle assenze pesanti come Luca Fondicelli, come Pasquale Del Nesio, che è tuttora ancora infortunato, però ecco, è stata tutta colpa nostra perché l'abbiamo presa sotto gamba questa partita, però siamo consapevoli che comunque è sempre un pareggio, comunque non affronteremo tutte le squadre adesso con più grinta perché ci siamo allenati bene. E il nostro obiettivo è fare bene giornata per giornata. Domani avremo il derby, andremo lì carichi e proveremo a fare la nostra partita. Senti, l'altra volta abbiamo fatto una, diciamo, seconda puntata, ma forse era la prima, mancava la Virtus, quindi vorrei farti inserire anche, ecco, per descrivere un po' questo nuovo progetto. Tu ci sei entrato poi in corsa, però ecco, ha cambiato sicuramente tanto la Virtus, che ha deciso di ripartire dalla Serie D, quindi dalla categoria più bassa, ha cambiato l'allenatore, ma soprattutto ci sono stati dei cambi anche a livello societario, voglio dire con l'ingresso di Tufano, però dobbiamo dire che il presidente è sempre presente, il presidente eroico, perché l'ho visto anche al campo, quindi voglio dire non vi abbandona mai. Descrivici un po' questo nuovo progetto della Virtus, anche, voglio dire, i nuovi ragazzi che ci sono, perché comunque dei giovani ci sono. Sì, io allora sono da poco, però il progetto è basato proprio sui giovani. L'allenatore nuovo, parliamo di Carmine Di Meglio, vabbè, ha fatto lo sport, il calcio a 5 a Ischia, ecco, hanno vinto, diciamo, quasi tutto. E il nuovo allenatore era proprio questo il suo obiettivo, portare i giovani. Ci sono degli anziani come Massimo Eroico, Pasquale Del Nesio, Roberto Manzi, però ci sono anche i giovani come abbiamo Eddie Barano e altri due o tre giovani che adesso non mi ricordo i nomi perché sono da poco ancora. Però ecco, è fondato sui giovani, perciò su una ripartenza dalla Serie D. La società proprio questo ha chiesto, ripartire dalla Serie D per poi vedere, ecco, come ho detto prima, giornata per giornata quello che riusciamo a ottenere. Il nostro obiettivo non è vincere il campionato e nemmeno salire. Stiamo crescendo piano piano tutti insieme, ci proviamo, giustamente uno va a giocare per vincere e prova a salire, però il nostro obiettivo principale è diventare squadra come era una volta la grande Olimpia, perché loro erano squadra prima dentro e poi in mezzo al campo, e questo stiamo provando anche noi. Nella società c'è Tufano come presidente, ma il nostro presidente c'è anche Tony Roy, l'allenatore, te l'ho detto, i giovani sono pieni di voglia, questo lo devo dire, sono dei giovani che hanno comunque voglia di imparare e stanno dando anche buoni risultati, e questo è bello vederlo per chi ha fatto questo sport da tanto. Perciò noi diamo a loro un po' di esperienza e loro ci danno la loro forza fisica, che ne hanno tanta. Luigi, un po' hai avuto modo di conoscere la Virtus, ma comunque tu segui un po' tutto il calcio a 5, il tuo parere su questo progetto, anche in termini poi di prospettive, anche in base alle avversarie su questo campionato? Allora, io sì, ho seguito, loro praticamente hanno fatto questo tipo di ragionamento quest'anno di ripartire dall'ultima serie basandosi sul gruppo anziano, diciamo, anziano tra virgolette, fondato appunto dai vari Massimo Eroico, Roberto Manzi, Luca Fondicelli, Pasquale Del Neso che appunto è il capitano, e poi appoggiandosi appunto cercando di far amalgamare questi giovani tra cui Guido Tessa, che comunque non è giovanissimo, comunque già è alla terza esperienza in questi campionati, quindi si può dire che già è una sorta di anziano aggiunto. Poi ci sono Gio Lucido Balestrieri, un ragazzo che comunque viene dal calcio a 11 ma ha ottime prospettive di crescita, però è anche vero che
È sempre difficile l'ambientamento dal calcio a 11 al calcio a 5, quindi piano piano crescerà, ma ha ampi margini di miglioramento. Per quanto riguarda quello che è il campionato, diciamo che spero che diciamo, l'obiettivo a questo punto è quello di piazzarsi meglio in prospettiva playoff, perché quanto riguarda penso le prime posizioni abbiamo visto che ci sono squadre che vanno per la maggiore, anche se diciamo, ci sono state delle opportunità per fare meglio che diciamo, sono per tanti fattori, insomma, si sono perse delle occasioni per fare meglio, però questo ci sta, è una fase di crescita, ci può anche stare. Per quanto riguarda il resto, io penso che comunque vedendo il campionato vedo, a me sinceramente tra quelle che ho visto di questa categoria, di questa Serie D, ovviamente mi ha impressionato molto la Flegrea. Ciro Vive è una società che è organizzata appunto per vincere il campionato, è palese. Quella che mi aveva molto destato una buona impressione, anche se all'andata venne qui in Coppa Italia contro la Virtus, ha perso, era proprio il Procida, che comunque aveva delle trame di gioco molto interessanti, mi è piaciuta molto, ovviamente mancava un po' in quella che era l'esperienza, perché venne con molti ragazzi, poi ho visto che comunque si è rinforzata, ha preso Righi, parlavamo prima di Sabia, che comunque ha giocato anche con l'Ischia in Serie D, e poi c'è il Forio, che è un po' una variabile impazzita, si può dire, perché tutto ruota intorno alla loro rosa, perché un po' ci sono, un po' non ci sono, però comunque penso che al completo adesso con Diego Di Scala come allenatore magari troveranno una quadratura anche a livello di rosa. Diego c'ha un'esperienza, insomma, anche per gestire un gruppo, quindi penso possa fare bene. Sono cambiate un po' di cose a Forio, lo vedremo tra poco, anche perché avremo il collegamento telefonico di Ivano Serpico, che ci spiegherà che cosa lo ha portato lui a Salvatore Castaldi a lasciare il progetto foriano, che comunque sembrava quantomeno ben avviato da questo punto di vista. Marco Mezzo, il tuo parere su questa Virtus Ischia, forse tra le tre isolane pareggiava con voi, nel senso ci si aspettava, ecco, anche una lotta forse per la vittoria del campionato, almeno sulla carta, poi dobbiamo dire che con il passare delle giornate ci si è resi conto che le due napoletane hanno forse un qualcosina in più. Sì, le due napoletane sono un gradino superiore, anche se devo dire la verità, credevo che la Virtus fosse a questo punto della, cioè sarebbe stata a questo punto della classifica qualche gradino in più, perché ritengo una squadra che ha di meglio, Manzi, Eroico, Del Neso e soci, come si suol dire, è una squadra importante, ha giocatori importanti di esperienza in un campionato di Serie D dove l'esperienza conta molto, perché ci sono tante squadre che fanno giocare parecchi giovani, una siamo noi, ma ce ne sono anche altre che hanno un'età media parecchio bassa. L'esperienza di questi ragazzi, pensavo che in partite gol a gol avrebbe avuto la meglio rispetto a chi schiera i 99, i 98, i 97, i 96, eccetera, eccetera. E quindi devo dire la verità, sono un po' deluso, tra virgolette, un po' deluso dall'Ischia, però si stanno riprendendo, speriamo non da domenica. Non da domenica, da domani, perché ci sarà il derby. Senti, invece, che cosa sta succedendo al Procida? Procida che comunque è partito bene, le sconfitte che ha avuto in realtà sono poi state tutte di misura, quindi alla fine ve la siete riusciti a giocare con tutte, tre le sconfitte, un pareggio, perché sì, fino a quel momento non avevate conosciuto questa è stata pareggio. Questa è stata la forza della squadra di Scotto di Ciccarelli, perché in tutte le partite, gol a gol, è sempre riuscita avere quel quid in più, anche a Forio dove sembrava la partita indirizzata sul pareggio, poi il gesto di Righi a due minuti dalla fine, 6-5, poi 8-6 alla fine, quindi è stata tra virgolette questa la forza del Procida. La forza e poi la debolezza è stata che a cavallo della gara contro il Virtus Flegrea è andata
male dal punto di vista del risultato, perché poi giocò una grandissima partita, meritava di vincere, però si è sempre il pareggio con la capolista. Però quando ti trovi davanti un grande portiere come Salvatore Di Falco che ti chiude tutto, tutte le occasioni, poi c'è il rammarico di non aver portato a casa il bottino pieno, e quindi a calo di quella sfida poi il capitano è partito, un paio di infortuni pesanti, e c'è stata la sconfitta di sabato scorso, anche abbastanza dubbia dal punto di vista arbitrale. Sentivo il mister che era parecchio deluso da alcune scelte dell'arbitro, che nel concitato finale ha girato un paio di falli, un paio di tiri liberi per il Procida, non sono stati assegnati. Spesso succede, quando in terraferma nel dubbio però si tende a favorire la squadra. Nonostante questo, nonostante stanno facendo giocare parecchi giovani, è una squadra che può contare in rosa 3,99, sono a un buon punto della classifica a questo punto. Oggi come siete messi? Nel senso, il Procida alla vigilia del derby, mi parlavi prima di diversi infortuni, sì. Ecco, forse questo vi potrà penalizzare. Fino a questo momento non ci sono stati grossi risultati negativi, d'ora in avanti potrebbe esserci qualche problema. Purtroppo le squadre isolane in generale, per Procidane soprattutto, sono particolarmente legate agli imbarchi, e quindi se nella bilancia commerciale tra gli sbarchi e gli imbarchi in questa settimana partono Lubrano, Lovadera, Francisco, la settimana prima Carabellese, è chiaro che tu perdi due pedine importanti dello scacchiere e devi ritornare a far quadrare il cerchio della squadra. Quindi perderli prima di una partita in trasferta importante è sempre difficile. Ora hanno avuto una settimana per lavorare, quindi l'organico, bene o male, quello sarà fino alla fine del campionato, a meno che non verrà inserito qualche tassello, però come ha detto prima Luigi, mi sembra, scolarizzare dei ragazzi a calcio a 5 che provengono dal calcio a 11 è sempre difficile e prevede tempo. Ecco, c'è stato anche un cambio di progetto, a proposito, abbiamo parlato di quello della Futsal, di quello, sì, della Virtus, tra poco parleremo di quello di Forio. A Procida c'è stato, si può dire, un cambio epocale, perché si è passato dalla panchina gestita dal mitico e storico Sirio Papa, che conosciamo bene, ad Scotto di Ciccariello. Allora, per ora i risultati danno ragione a Scotto di Ciccariello, nel senso, quello che voglio dire è come ha affrontato la realtà sportiva del calcio a 5 questo passaggio di consegne importante. Antonio è comunque parte integrante sia della società che della squadra, fino a ieri faceva parte della squadra ed è colui il quale gestisce anche la società. È ovvio che far meglio di Sirio era difficile, perché Sirio in 4 anni di panchina ha portato 4 volte la squadra ai playoff, nonostante a terraferma nessuno mai ci ha dato come una squadra tra virgolette importante. Se abbiamo portato società come l'Aus Domini a vincere per il rotto della cuffia semifinale playoff, e l'Aus Domini adesso è primo in classifica in C1 imbattuto, e in quella squadra c'erano persone che contro di noi giocavano, quindi vuol dire che quella partita era una partita importante. L'anno scorso Fato ha voluto che un tiro di De Pascale a prendere il palo al 60esimo, altrimenti il Ciro Vive la finale non la fa, e la fa il Procida 5-4, invece finisce 4-4. Il supplementare, l'inesperienza, la gioventù di chi gioca i campionati con i 97 e i 98 può portare a dei deficit rispetto a chi porta come gente come i fratelli Narducci, che hanno fatto campionati di serie C1, C2 e quando nelle partite che contano fanno pesare la loro esperienza e la loro età. Si può parlare di anno zero comunque per il Procida? Anno zero forse no? Anno zero no, perché uno. Comunque Antonio si è inserito in un solco già ben tracciato. La problematica principale del Procida è che sono sempre anni zero, perché comunque ogni anno, vuoi per gli imbarchi, vuoi per il lavoro, vuoi perché esci da scuola e va all'università, la rosa muta a secondo di queste cose, quindi devi comunque ogni anno, anche se hai un bagaglio solido,
comunque devi cercare di adattare le esigenze poi di chi ti viene a dare una mano in quella precisa stagione. Sicuramente una realtà difficile, quella di Procida, così come quelle delle Isolane in generale, ma Procida ancora di più. Siamo alla vigilia del derby, Luigi, tu sei a metà in questo momento. Allora, da esterno, poi chiedo un parere anche a Mimmo, ovviamente non un pronostico, questo lo lascio a te. Secondo te chi è che parte un po' più favorito, se il Procida può sfruttare meglio il fattore campo, chi ci arriva meglio a questo derby? Ma sicuramente il fattore campo del Procida è un fattore importante, però è anche vero che la Virtus ha bisogno di riscattarsi, perché comunque ha dei giocatori di esperienza che devono, insomma, uscire da questo, devono essere bravi ad uscire da questo periodo. E non, forse non hanno neanche bisogno di essere bravi, perché ce l'hanno nel loro DNA, diciamo così. Mi aspetto una partita, diciamo, sul filo del rasoio, diciamo, decisa sul filo del rasoio, e appunto, diciamo un 1x, vai, un x2, vai, un x2. X2, allora, x2. Vabbè, poi terrò a mente nel caso della prossima trasmissione, ti invito di nuovo, se lo becchi il pronostico, vediamo come va a finire. Mimmo, c'è il 66% di probabilità di indovinare. E quindi, cioè, è alta la probabilità, però è andato sulla doppia chance. Dai, no, io ho chiesto il risultato. Non mi voglio sbilanciare. Mimmo, X2 dice Luigi, non so se più forse perché da ischitano anche un po' di speranza verso la Virtus. Al di là di tutto, come ci arriva la tua Virtus a questa partita, come l'avete preparata, ma soprattutto che cosa ti preoccupa di più di questo Procida? Allora, noi ci siamo allenati bene in settimana, abbiamo amalgamato di nuovo il gruppo, perché comunque un pareggio contro una squadra, cioè, è venuto così, dopo che tu stai vincendo per 3-1, ti arriva un pareggio di 3-3, giustamente, sai, uno si demoralizza un po', però ci siamo allenati bene, siamo carichi e pronti a seguire il mister Carmine domani in questa trasferta di Procida, in questo derby, che poi sai, i derby hanno sempre una partita a sé, come col Forio, sempre una partita a sé, perciò noi domani andiamo lì a giocarcela e rispettiamo il Procida, come rispettiamo le altre squadre, però andiamo lì per fare punteggio, questo perché comunque vogliamo fare punteggio domani anche per riscattarci. Del Procida io credo che come sempre faccia la differenza Sandro Righi, perché è un amico tuo, tra l'altro. È un grandissimo amico, a parte per la Futsal, perché siamo grandissimi amici. Abbiamo iniziato il calcio a 5 insieme a Ischia e credo che lui è l'uomo un po' più pericoloso. Per il resto io penso che il campo dirà la sua. Stiamo guardando le immagini del Forio, quindi voglio aprire anche una parentesi sulla squadra bianco-verde, tra poco l'intervento telefonico di Ivano Serpico. Tu hai conosciuto, anche se per poco, questo ambiente, Mimmo, ti aspettavi da questa squadra un grande inizio di campionato, secondo me, perché comunque se la sta giocando alla pari con voi, eppure l'esperienza della Virtus oggettivamente di gran lunga superiore a quella dei ragazzi del Forio. Sì, guarda che il Forio è partito bene, diciamo, è partito molto bene quest'anno. Il problema, diciamoci la verità, sempre lì, è sempre a livello societario. Io non mi sarei mai aspettato, ecco, che sia Ivano che Salvatore andassero via o venissero cacciati, non lo so com'è la situazione, perché purtroppo non ne so niente, però loro avevano fatto un bel gruppo, stavano lavorando bene e si erano messi anche tanta voglia di creare qualcosa di importante, soprattutto a Forio, dopo comunque gli anni della Serie B, poi non c'è stato più nulla. Infatti io la settimana che sono stato lì, ringrazio Ivano, ma è stato veramente bello, cioè, stare con loro, perché insomma, non me lo sarei mai aspettato questo cambio, non so, ti dico la verità, non so neanche il perché, però io penso che il Forio, se si unisce, può fare un bel campionato. Come sappiamo, di solito le squadre ischitane molte volte con l'andare del campionato, con qualche sconfitta, un po' di cose si sciolgono, e infatti sto vedendo questa del Forio, io spero che non sia così, che è bello giocarsela tutti fino alla fine. Allora, abbiamo l'intervento telefonico di Ivano Serpico. Buonasera Ivano, benvenuto a Teleischia. Buonasera. Mister, ti chiedo innanzitutto subito, diretto, perché logicamente il motivo per cui ti ho chiesto di intervenire è ecco, di spiegarci che cosa è successo, perché qualche settimana fa ho avuto in studio Salvatore Castaldi. Ora apprendiamo, cioè la scorsa settimana abbiamo appreso, ecco, della vostra uscita dal sodalizio bianco-verde. Allora, che cosa è successo?
No, va bene, ci sono state delle divergenze con parte del gruppo di calciatori in merito alla presenza in allenamento, non è che si presentava tutti. E... Pronto? Sì. Mister, ok, ti avevamo perso per un attimo, quindi problematica relativa alla presenza degli allenamenti, sostanzialmente ecco una partecipazione maggiore, questo avevate chiesto alla squadra e non avete avuto un riscontro. Sì, 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 non... Pronto? Caduta la linea, abbiamo problemi, sicuramente dipenderà dal mister, vediamo se riusciamo a ripetere l'intervento telefonico. Andiamo comunque avanti. Luigi, abbiamo già sentito la motivazione principale, quella degli allenamenti. Credo che sia un qualcosa che ha creato problemi anche negli anni scorsi a Forio, perché sostanzialmente è sempre successo questo, più di qualcuno si è alternato sulla panchina, più di qualcuno è andato via perché sostanzialmente lamentava una poca partecipazione, se così si può definire. Sì, sì, sicuramente. Vai Luigi, vai Luigi. Se non erro, già in passato proprio con Ivano stesso e con Salvatore era successa una cosa analoga. Se non erro l'anno scorso, 2 anni fa, quindi è una cosa che si ripete, diciamo che una parte del gruppo storico diciamo che non viene a patti con l'allenatore di turno, cosa che penso che Diego, con un po' più di esperienza, Diego Di Scala, riesca a fare quadrato, a tenerli un po' più sotto, come si dice, la frussa in questo caso. Forse ci vuole quella. Forse la mano dura, insomma, da questo punto di vista. Allora, ti interrompo un attimo, abbiamo recuperato il collegamento. Mister, ci sei? Sì, ok, proviamo allora, andiamo avanti. Quindi abbiamo detto la problematica degli allenamenti, quindi nessun problema anche dal punto di vista societario? Non ci sono stati questi... La società non c'è stato nulla... Non ci sono state divergenze, solo con un gruppo di calciatori. Sono vedute feste dove noi avevamo condiviso un progetto, diciamo, a lunga scadenza, però per vari fattori sono venute a mancare, diciamo, tutte queste cose. Ecco, ci siete rimasti un po' male, mister, da questo punto di vista, perché immagino che... Prima di iniziare vi avevano dato avevano preso un certo impegno i ragazzi, altrimenti non avreste proprio accettato. Va bene, i primi 2 mesi i ragazzi ci seguivano, però purtroppo poi per vari, tutti questi problemi che si sono venuti a creare abbiamo deciso di non continuare più l'avventura. Mister, ovviamente conosci bene Diego Di Scala, pensi possa riuscire lui a risolvere questa problematica o sarà un qualcosa che poi troveranno chiunque? No, una persona molto preparata, comunque penso che può fare bene. Poi il gruppo, comunque ci sono ottimi elementi, anche se non hanno mai fatto questo sport, però io penso che i playoff si possono raggiungere. Mister, grazie per il tuo intervento telefonico e per averci chiarito bene la situazione. Speriamo di poterti vedere presto all'opera. Grazie e buona serata. Ringraziamo Ivano Serpi, che abbiamo chiarito anche questa situazione. Quindi è subentrato Diego Di Scala già la scorsa settimana, che in realtà ha assistito, si può dire, quasi da esterno alla partita con il Cirovive, la classica, ecco, scena dell'allenatore nuovo che arriva e guarda dalla tribuna quella che sarà poi la squadra da allenare. In realtà non nascondo che avevo invitato anche la compagine foriana, è bene chiarirlo quello, in particolare Diego Di Scala, però giustamente il mister ha chiesto un po' di tempo per ambientarsi, capire la situazione, direi anche giustamente. È un Forio che poi tra l'altro ha ritrovato degli altri giocatori importanti, perché con il ritorno di Diego Di Scala sono ritornati anche Di Maio, Beneduce e Manna. Quindi Luigi, diciamo che ecco,
qualcuno non aveva aderito al progetto di Serpico e Castaldi, è andato via, sono andati via Serpico e Castaldi, sono ritornati, scene che abbiamo visto già l'anno scorso. Sì, no, come ti ripeto, sicuramente c'è stato, c'è stata qualche divergenza di qualche giocatore proprio con l'allenatore in questione, come già successo, come dicevamo anche prima, e giustamente Ivano con Salvatore, che comunque viaggiano sempre insieme, e si sono fatti da parte, giustamente. E però, come ti ripeto, penso che Diego abbia l'esperienza da calciatore prima di tutto, quindi sa come si affrontano queste cose, e da allenatore comunque c'è, può gestire, sicuramente riuscire a gestire. Per quanto riguarda i playoff, tutto ruota intorno a quello che insomma riusciranno a fare. Loro le qualità ce le hanno, però come dicevo, tutto sta nel fatto di come evolverà la cosa. Adesso hanno una partita sulla carta abbastanza semplice contro l'Uninà, però non si può mai dire mai. In passato il Forio ci ha regalato partite che non ti aspetti, tipo adesso col Ciro Vive, un 2-2 importante, e ha perso partite con squadre di bassissima classifica. Marco Mezzo, un grande paradosso questo del Forio, tecnicamente una squadra che ha grossi potenziali, lo sta dimostrando in campo, però ecco, forse con qualche allenamento in più potrebbe anche avere una maggiore costanza. A proposito del prossimo turno, come vedi il Forio e a questo punto anche per il proseguio del campionato, dove lo collochi questo Forio? Beh, il Forio penso che si giochi l'ultimo posto disponibile insieme al Procida e all'Ischia. Due delle tre dovrebbero andarsi a giocare la post season, ce ne sarà una che rimarrà col Cirino in mare. Scontro tra isolati. Penso che ormai la classifica sia abbastanza delineata, a meno che una delle tre non crolli particolarmente, non me lo auguro per nessuna delle tre, quindi... Sicuramente non quelle sopra, individui già no, abbastanza staccate, le prime tre. Non le prime tre, le prime due secondo me fanno campionato a parte. Il Casavatore già fa parte del gruppetto, diciamo, inseguitore. Sì. Poi Luca Celeste Millennio potrebbe rientrare, però la vedo difficile. Per quanto riguarda il Forio deve trovare un pizzico di continuità, perché ogni anno ha sempre avuto questo andamento sinusoidale, dove ci sono spezzoni del girone dove sembrano quasi imbattibili, poi dopo hanno degli altri spezzoni di girone dove non riescono quasi mai a raccimolare i punti. Avevano fatto un grande successo contro la Virtus, che sembrava poterli rilanciare, invece poi di ritorno dalle vacanze vincevano 5-2, mi sembra, col Pro, ce l'hanno perso, quindi penso che anche questa sia stata una bella botta assestato. Tra l'altro, come dicevi tu giustamente, è un andamento comunque caratterizzato da molti, sì, sempre da molti alti e bassi. Per chiudere, Luigi, il quadro sulla Serie D, poi giustissimo, gli ultimissimissimissimi minuti dedicati al CSI, che ti vedono grande protagonista, ho saputo, tra l'altro. Senti, abbiamo parlato, quindi sarà una lotta tra le isolane per arrivare, ecco, nella zona playoff. Chi è più candidata secondo te tra le tre? Chi vedi meglio, chi vedi peggio? Bah, sicuramente io ho molta fiducia nella Virtus, ci metto il Procida dopo la Virtus. Mi dispiace per il Forio, perché ti ripeto, tutto è possibile, perché poi dipende tutto dal lavoro di Diego, cosa se riuscirà ad assemblare il gruppo per bene, perché poi, come ti dicevo, loro ce l'hanno le qualità, però vedo Virtus e Proci da prima e poi il Forio. Oddio, il Casavatore sta lì, come dicevamo, nel limbo. Può darsi che ci sia una possibilità di giocarsela col Casavatore per il Forio. Però, oddio, come ti ripeto, Virtus e Proci li vedo prima del Forio sicuramente. E poi c'è il derby di ritorno, quindi che poi è tutto da vedere. Mimmo, sei d'accordo con questa analisi? Da giocatore ovviamente speri di rientrare nei playoff, però ci hai già detto che per il momento l'obiettivo proprio primario non è salire. No, quello no, però oggi nessuno gioca per perdere poi. Certo. No, oggi noi vediamo la classifica, però c'è anche da dire che la Virtus avrà tutte nel girone di ritorno, l'avrà tutto in casa, sia il Procida che
che il Bagoli, che, scusate, che la Fegrea, che il Cirovive, le avrà tutte e tre in casa. Perciò può, però dovete cambiare tendenza. Sì, dobbiamo cambiare tendenza. Fino a questo momento ha portato malissimo il palazzo. Infatti, ma siamo qui per questo, per cambiare tendenza. Siamo amalgamati di nuovo e l'allenatore sta lavorando bene. Sai, con le vacanze, le cose, un po' gli alberghi aperti, purtroppo per molti giocatori, come diciamo, loro per il mare, noi per gli alberghi, però credo che in fin dei conti la Virtus rimanga sempre una squadra esperta che può dare tanto ancora. Tra l'altro le giornate, ancora di più della C2, qui sono tante da giocare, sì, quindi infatti. Voglio dire, c'è ancora un bel campionato, tutto il girone di ritorno, tutto da vivere. Cominciamo allora, vedremo domani, quindi Marco, poi non l'abbiamo detto, Forio in casa dell'Unina, questo Unina... L'Unina in casa è ostica, è... sta per perdere le partite, però comunque non in maniera facile. Abbiamo visto con la Fregea. E quindi anche lo stesso Procida vinse una partita proprio per il rotto della cuffia, la Fregea ci ha sofferto, il Ciovive pure ci ha vinto non in maniera agevole come con altre squadre, quindi non se la portano da Forio, come si suol dirsi, come dicono i ben informati. Sicuramente non sarà facile, allora in bocca al lupo a tutte le squadre. Certamente. Isolane. Andiamo a parlare anche di CSI in questi ultimi minuti che ci restano e guardiamo come sempre la classifica, però se non erro il torneo a breve si fermerà perché c'è un'importante novità quest'anno e ce la presenterà Luigi. Questa è la classifica alla quinta giornata, possiamo vederla, l'Epomeo calcio a 5 per il momento ha ribaltato l'inizio così della prima giornata, 13 punti, a 8 troviamo la Mater e poi come detto il Futsal Ischia, Futsal Sant'Antuono, poi 7 punti per la Real Pitecusae, Martin Fiaiano, quindi l'altro Fiaiano a 6 punti, ultimo in classifica Perrone, progetto comunque anche in questo caso fondato da comunque tanti giovani, devo dire anche nei tornei estivi ho avuto modo di vedere i ragazzi. Ce ne sono diversi interessanti. Luigi, allora prima ti chiedo di presentarmi, tu che sei il capitano di questa Futsal Ischia, ecco un po' l'avventura che hai intrapreso con questi ragazzi, e di presentarci questa tua squadra, da chi è composta, e insomma immagino che lo spirito sia quello del divertimento perché parliamo di amatoriale. Sicuramente, no, allora diciamo partiamo dal presupposto che la base della squadra è fatta da ragazzi che comunque fanno tornei assieme da circa 3-4 anni, tornei che variano da quello di Testaccio, del Centro Sportivo Barano, al Torneo dell'Amicizia e tornei vari poi estivi, che la squadra era la Desperados o Patalano Marmi, quello dell'Amicizia. Abbiamo deciso insieme a Francesco Mazzella, che è l'allenatore, di intraprendere questa esperienza CSI con l'inserimento di qualche giovane che già c'era in passato e qualche diciamo anziano che ha ancora voglia di divertirsi. Ti parlo per esempio di Vincenzo Costagliola, di Salvatore Russo, comunque gente che comunque un po' di esperienza sia a livello di calcio a 11 che calcio a 5 ce l'ha a livello amatoriale. Ovviamente noi di nostro ci abbiamo dei giovani interessanti che comunque possono crescere ancora perché comunque loro devono imparare piano piano che il calcio a 5 è una disciplina un po' diversa dal calcio a 11. Piano piano stanno imparando, siamo partiti un po' con gli sfavori del pronostico perché nessuno ci dava... Si può dire che vi siete inseriti tra una sfida quasi ormai scontata da diversi anni, sì, tra Epomeo e Mater. Esattamente, sì, è proprio quello, era il nostro obiettivo poi alla fine, perché ti ripeto, nessuno ci dava, anche perché la squadra è stata proprio assemblata last minute perché una settimana, forse due, prima dell'inizio del campionato, quindi... siamo andati bene, diciamo c'è stata una battuta d'arresto con l'Epomeo pesante, perché comunque l'Epomeo è una squadra insomma un po' più esperta e nel caso specifico poi ha portato, è stato proprio nel momento in cui il Fori ha avuto quel momento delicato sono andati tutti quanti a giocare all'Epomeo. Ti parlo di Valerio Di Maio, che comunque è un giocatore che può spaccare le partite, e quindi
ci ha messo, come dire, le pezze in fronte per, nello specifico. Senti, il campionato si ferma però, quest'anno c'è un'importante novità, di cosa si tratta? C'è questa formula della Coppa che praticamente prevede lo scontro tra le prime quattro in classifica al giro di boa, quindi alla fine è finito il giro d'andata, quindi saranno prima contro quarta e seconda contro terza e si giocheranno le semifinali domani e penso la finale il sabato successivo per poi riprendere il campionato. Senti, abbastanza fiducioso quindi? Io spero nella crescita dei ragazzi perché penso che ci possiamo divertire. Mimmo lo sa, pure Mimmo ci sta. Anche Mimmo, Mimmo ti fai anche questo tu? Ogni tanto si va a dare una mano. Pure contro a noi, Mimmo, manca a farla apposta. Contro a noi, quindi. Mimmo, in quale squadra sei tesserato tu per quanto riguarda il CSI? Perché molti lo fanno, del calcio a 5, che si vanno a fare anche la partitella con il CSI. Sì, siamo, mi sembra, Real Pitecus, squadra. È formata comunque da ex miei amici. Non riesci mai a lasciare il CSI? No, è vero, perché comunque... Ti ha dato tanto, Posso questo. Dire che siamo stati uni... di pochi che hanno vinto il CSI a quel livello, perché noi siamo arrivati a fare finale nazionale, che sono cose che non è di tutti i giorni, almeno qua a Ischia non credo che qualcuno l'ha fatti ancora a livello CSI, però là ci sono degli amici miei come Leonardo Guarracino, Francesco Guarracino, Daniele, che comunque abbiamo vinto insieme il CSI, e vabbè, mi fa piacere ogni tanto dargli una mano, è capitato proprio contro loro, però... Quindi potrebbe, visti i nomi, potrebbe inserirsi anche il Real Pitecusae se riescono ad aggiustarsi. Ovviamente Mimmo ha la priorità della Virtus. Quindi, ci tengo a precisare questa cosa. Più lontano sta, meglio è per noi. No, ma ci tengo a precisare questa cosa, tengo proprio alla Virtus perché ho famiglia, perciò ho preso questo impegno con la Virtus proprio perché comunque quest'anno volevo un attimo fermarmi, però... Il mio obiettivo è la Virtus, se ho tempo vado con, per divertirti, per divertirmi e dare una mano ai ragazzi. Bene, allora concludiamo qui la serata. Io vi ringrazio perché veramente è stata una bella puntata intensa sul calcio a 5 che ripeteremo logicamente cercando di ruotare quanto più possibile gli ospiti. In bocca al lupo alle squadre isolane, l'abbiamo già fatto. Grazie a Marco Mezzo, grazie a Luigi, grazie a Mimmo. In bocca al lupo davvero. Grazie anche a voi per averci seguiti. Concludiamo qui la puntata del venerdì. Gli appuntamenti sportivi prossimi li conoscete. Domani c'è in campo il Barano, potrete vedere la partita in differita domani sera, dopodiché domenica ci sarà la diretta alle ore 15 della gara importantissima della Nuova Ischia in casa con il San Giuseppe. Grazie per averci seguiti, vi auguro una buona notte.